la vita è l'ombra di un sogno fuggente. Paese che vai, usanza che trovi, chiamo paese pieno di sorcie. Attenzione! Troppo tardi, troppo tardi. Io non ti sciolgo più la mattina e ti tengo a catena. Sei stata a caccia dei sorci stamattina, eh? Ma che sorci, signor Conte? Che schifo l'hai fatto con i fichi neri. Alla staglia, svelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. È stato niente meno suo fratello che mi ha fatto perdere del tempo. Ah, beh, che fratello? Chi è? Il signor Giuseppe. Che vuole quel bifolco? Vuole i denari della Gambiasca, tu. Caccialo via, caccialo via. Come osa entrare in casa mia? Sono 3 anni che ho rotto con lui e con gli altri. Perché non ti sei messi i guanti? Perché non ti sei messi i guanti? Come osi presentarti davanti al signor Conte senza guanti? Ma signor Conte, lei pensa ai guanti e di là c'è suo fratello col fucile. Prima la forma! Che fucile? Sì, è in antecamera. Hai chiuso tutto, hai sprangato tutto. Metti il paletto, serra i catenacci, sbarra il battente. Oddio, tosta. Caccialo via! Come osi entrare in casa mia? Via! Via da questa casa! Ah, sì, Aspetta come te aggiusto io, pazzo di Dorino. Per carità, signor Giuseppe, non spari, siete fratelli. Voglio i soldi miei voglio. Ma in questo momento il signor Conti è incomodato, non ha moneta. E allora non si chiedono prestiti per mantenere questo stupido lusso. Te, portagli la cambiata e il rinnovo con gli interessi. E digli così che firmasse nome e cognome senza titoli, perché a lui i titoli non gli spettano. Ma il signor Conti è Conte. Non è Conte quel buffone, cammina, vai. Perché? Non so Conte io. Signor Conte! Che fai qui, cane maledetto? Braccola! Che fai, che vuoi? Ha detto suo fratello di fermare questa cambiale e senza titoli, perché lei non è Conte, ha detto. Perché non ti sei messi i guanti? Tiranno, avaro, strozzino, il 16% di interessi mi prende. Sai cosa farebbe Giovanni, un fratello maggiore diverso da lui? Strapperebbe le cambiali non pagate e non pretenderebbe interessi da strozzino! Via! Sai Giovanni cosa farebbe un fratello minore diverso da lui? Pagherebbe i debiti che ha fatto col fratello maggiore. Digli che si vergogni. Con tutti i soldi che ha, fare una vita da straccione. Digli che mettesse la faccia sotto la mattonella. Vergogna. Non ha manco una lira e vuole fare la vita da gran signore, vuole fare. Digli che si faccia il bagno, che si lavi, perché si sente il puzzo di stalla fin qui. Senti Giovanni, se fra un minuto non torni qui pure con la cambiala firmata, sparo. Spara il villano e io ti infilo. E porti la cambiale, che aspetti? Ho paura, signor Conte. Ma di che hai paura? Difenditi, il brando, la spada, infilzalo. Vai e mettiti i guanti. Vieni qua, vieni, vieni. E allora? Signor Giuseppe, abbi pietà. Invade la mia casa il villano. Contessa Elvira, perché sei nel crepaccio? Quando c'eri tu? E chi entrava in questa casa? Un molosso eri. Che zanne ho.